Dal porto di Saranda in Albania a Corfù, l'isola greca, il salto è breve, poco più di un'ora. Con lo stesso tempo, dal porto di Corfù si può raggiungere la piccola isola di Paxos attraccando al porticciolo di Gaios. L'isola di Paxos è facilmente raggiungibile. Si trova solo 7 miglia a sud dell'isola di Corfù e 32 miglia dal porto di Corfù. Questa isoletta ti conquista veramente fin dal primo istante, già quando stai arrivando dal mare. Mentre attracchiamo al porto, ci rendiamo subito conto delle sue piccole dimensioni semplicemente osservando il suo piccolo porticciolo e la stazione marittima. Paxos o Paxi, in italiano Passo, è la più piccola tra le 7 isole greche che formano l'arcipelago delle Ionie, chiamato anche Eptaneso. In poco meno di 20 km quadrati vivono i 2400 paxioti, così si chiamano gli abitanti di Paxos, dedicandosi alla produzione dell'olio e al turismo, le due esclusive fonti di sostentamento. Il capoluogo, Gaios, è anche il principale porto dell'isola, molto suggestivo e dal carattere tipicamente insulare. È il cuore dell'isola. Le case con la loro architettura tradizionale ionica, le sue stradine strette con i piccoli negozi, i bar e i piccoli caffè contribuiscono a creare un'atmosfera allegra, serena e rilassante. Vale la pena prendersi il tempo per fare una passeggiata tra le strette viuzze che si allargano dalla Darsena ed entrano nel cuore della cittadina, per riempirsi gli occhi delle bianche e azzurre case in tipico stile greco e delle suggestive chiesette che si aprono sulle piazze sempre popolate di turisti. Secondo la mitologia greca, si dice che Poseidone separò Paxos da Corfù con il suo tridente per creare un luogo tranquillo tra le due isole per lui e sua moglie Anfitrite. In effetti, questa è l'atmosfera che si respira nell'isola. Tante sono le spiagge, piccole ma graziose, spesso con arenili di ciottoli bianchi. L'acqua del mare è meravigliosa, con colori che vanno dal turchese al celeste, all'azzurro, allo smeraldo e al blu profondo, sempre trasparente e cristallina. Oggi Paxos è una meta molto frequentata da quel turismo riservato, discreto e educato che rifugge le mete gremite dal turismo di massa. Ma nonostante l'isola abbia fama di località di alto bordo e meta prediletta di diportisti, i prezzi sono assolutamente in linea con il resto della Grecia insulare. Anche per i vostri pranzi, quindi, non avrete che l'imbarazzo della scelta tra i tanti ristoranti presenti a Gaios, senza timori di sorprese nel prezzo e nella qualità della cucina, sempre ottima, variegata e così tipica da esaltare ancora di più il piacere di trovarsi a Paxos.